Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Towncraft con Marco Scron. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, ciao. Nella puntata scorsa sul canale di Marcus ci eravamo dati un piccolo obiettivo, vero signor Cron? Piccolo, mortacci nostra. Aspetta, perché qui le torce si fermano? Perché qua... Oh merda. Stiamo cercando di ritornare in superficie. Perché ci serve del legno. Comunque, qual era l'obiettivo? Ah, me lo stai chiedendo? Sì. Scusa, io ti stavo seguendo sperando di non cadere nella fossa della morte. Allora, praticamente noi nella scorsa puntata siamo andati alla ricerca di un deserto per prendere i cactus. Ci abbiamo messo soltanto 85 anni, siamo diventati vecchi. In realtà noi adesso siamo i cloni di noi stessi. E alla fine l'abbiamo trovato, però l'abbiamo trovato in maniera un po', ecco, si potrebbe dire un po' fuffaldina. Un fuffaldina. Ecco, è di qua il pertugio. Hai trovato il pertugio? Sì. Perfetto. Quello è il pertugio? Sì. E visto che siamo lontanissimi da casa, ci siamo dati la difficile quest di riuscire a tornare a casa in maniera lecita. Come fare? In primo luogo, dobbiamo trovare il capo della DARPA. No, aspetta, questa era Metal Gear. In primo luogo dovrai investigare sulla dipartita del capo della DARPA. Edoardo sta trovando come un cane da segugio l'uscita, quindi io lo seguo immantinente. Eccolo, eccola la sniffata. Ah, come sniffo io, non sniffo nessuno. Sei diseducativo però, Lo so. Lo ben so, è per questo che... E quindi dobbiamo craftarci una bussola, ma non abbiamo il legno per fare una crafting table, quindi stiamo risalendo. Esatto, perché un creeper è esploso e ha ucciso la nostra crafting table, giusto? L'ha uccisa tra l'altro, l'ha violentata. Sì. Urla, schiamazzi, è stato orribile. Sì. E tra l'altro adesso tutte le crafting tableiste, che sono le persone che amano le crafting table e non vogliono le violenze sulle crafting table, ci faranno un video contro. Ti sto odiando. Ciao. No, hai detto. Ok, andiamo fuori, Edoardo. Che cazzo di entrata che abbiamo creato in questa cosa? Vabbè, Siamo fuori. Quindi abbiamo un sacco di cactus. Questo è. E che cactus? Andiamo a prendere sti alberi di acacia, va? Va bene. Che magari ci danno anche i saplings. Che a me interessa, ma io no. Solo Ce la faremo. Sta già calando il sole, oltretutto. Edoardo? Sì. No, ok, un falso allarme. Oltretutto, io essendo morto, cioè noi con la bussola possiamo arrivare fino a casa, giusto? Sì. No, in realtà c'è una cosa, praticamente. Dovrei dormire. Mm-hmm. Allora, entrambi dormiamo, poi tu rompi il letto. Sì. E allora la bussola ti darà lo spawn del server. Data la direzione che abbiamo fatto, presumibilmente dovremo incrociare Crafter Town. Altrimenti dallo spawn del server comunque già sarà un buon obiettivo. Ok. Va bene, quindi uno dei due punti è che io non devo morire. No, in realtà nessuno dei due deve morire, perché sennò il cazzo è tutto uno. E se noi piantiamo... Il problema è che tu non puoi dormire. Perché se dormi... No, vabbè, puoi dormire dormo, ogni volta. Poi possiamo dormire tutti e due, esatto. Cioè possiamo dormire e aspettare finché non abbiamo la bussola e poi rompere, certo, la cosa. Certo, buono. Senti, io propongo di fare un rifugio però. Per forza, sì, ma facciamolo sotto. Vuoi farlo qua? Nascosto? Sotto dove? Sotto nella... E se ci serve il legno? C'hai ragione, facciamolo qua. Solo che io ho veramente poco legno. Allora, no, cosa no, abbiamo io... sui materiali? Io ho 64 di cobblestone. No, 31 di cobblestone. Aspetta, ci penso io. Guarda. Sento, È un mausoleo questo. Aspetta. Ti ci vuoi tumulare tu lì dentro? Aspetta. C'hai del legno, per favore? Ho un'idea magnifica. Che legno ti serve? No, qualsiasi tipo di legno. Grazie. Ho un'idea magnifica. Aspetta, devo fare questa cosa bellissimissima. Ecco qua. È una tenda. Tu hai creato una tenda. Qui per sempre. Se tu l'allarghi di uno, ci metti un letto ed è una tenda. Io l'allargo di uno.
Ci metto un letto. Oh mio Dio, così dici? Sì. Ah, sì, 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 sì. È vero, è vero. Ma noi stiamo cazzeggiando quando qui sta arrivando la notte. In inglese Fahrenheit. Fahrenheit. Ricordati che la notte è piena di tenebre. È lunga e dolorosa. Quello è il pieno di Rocco Siffredi. Allora, io ho finito la cobblestone. Bene. Non è che mi daresti da cobblestone? Piccolo, ce ne abbiamo 26, pensa che non ci fa un cazzo di niente. Però va bene. Vai tranquillo. Vai scialla. Tranquillo, sciallissimo proprio. Scialla, raga, scialla. Scialla sempre. Ok, facciamo così. Okay. Metti il tuo letto qua di fianco al mio. Nope. Come non? Nope. Ok, e poi... Yeah. Sprigati Edoardo, sprigati! Ok, e poi torce ce le hai tu? Mm-hmm. Hai tu delle torce? Perfetto. Tenda! Mamma mia, oh, è angusto però! È una tenda! La tenda di cobblestone. Famosa tenda pesante. Perché c'è una porta qui? Ok, ce l'ho. Allora, io mi devo prendere questi perché se no non facciamo nulla. E facciamo così e così. Hai usato tutta la cobblestone? Mm? Sì. Hai usato tutta la cobblestone? Sì, tanto adesso la scaviamo. Ok, a posto, io sono a posto col ferro. Se ti servono dei legnetti, prendi questi. Sì, grazie, grazie. Tu stai già farmando cactus. Certo. Cioè tu nel nulla del nulla stai farmando cactus. Certo. Anzi, ne ho messi pochi a dire la verità. Sei tremendo. Ma vuoi altri cactus? Tieni. Posizionali pure. Va bene. Tac, tac. Tac, il tac. Cactus come va? Poi ci mettiamo un altro cactus qua. E tac, il cactus che lavora. Ok, io ne ho tipo 11 ancora. Io li ho finiti. Io ne ho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 7. Yeah. Spada Pam. Spada Pam. Questo muro invalicabile di cactus. Nessuno potrà cactusarci. Saranno cactus per tutti. Saranno cactus amari. Poi quando scopriamo dei cactus dolci. Vediamo. No, non sono dolci. Senti, fatti. Perché, perché non pianti sapling di Geltrude là? Come va, si bene, chiama? Acacia. Oop. Così, 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 quando torniamo troviamo il legnetto bello. Okay. Il legnetto. Il legnetto. Altro legno? Serve altra legna? Beh, un pochino io me lo conserverei. Anche perché io farei delle ceste per lasciare le cose che ci abbiamo, sai. Dici? Sì. E più che altro, malgrado sicuramente tu vorrai ritornare nel pertugio, io farei questo. Tu stai scavando sotto di te, vero? Sì. Lo sei. No, non sotto di me, non sotto. Dove? Di fianco, lateralmente. Ah, stai facendo la scala. Va bene. Yep. Andiamo. Mi servono torce però. Una cosa che mi serve sono torce. Ci abbiamo del coal. Manco nope. Per cazzo. Ma sì, ne abbiamo fatto. Ne prendo 10 da qua. Spank, spank, spank. Hello spank. Ok, siamo pronti. Questa è la storia di Quittolo e Marcus Cron. Che dovevano tornare a casa. L'antico è una storia fatta di creeper. L'antico Quittolo andava portato in salvo. È una storia fatta di creeper. Di Temistocli. Tra l'altro i creeper dovrebbero scappare alla vista di Temistocli. Sì, ma lei è molto gentile, quindi li invita in casa. Li fa cascare dal coso. Sì. Aio. Perché gli piace, perché poi li butta giù, capito? Giusto.
Mi dai tutto il ferro e tutta la cobblestone che hai trovato? Riuscito a buttarlo dentro al buco. Mi sta vomitando cobblestone. Mi sta vomitando cobblestone. Non mi viene. Ah, ecco. Non ti viene? No. Capita un po' troppo. Lo so. Una volta ogni tanto. Vabbè, dai, mo non fammi almeno una colpa, su. Comunque, hai brutto e te sei divertito. Allora, io faccio sempre questi episodi dove scavo e basta. Sono fantastico. È incredibile, io riesco a fare questi episodi dove scavo e basta. Allora però c'è un plot, dai. Sì, assolutamente. Siamo al 30. T'entra? Entra con un po' di lacrime. Oddio, Marcus, abbiamo trovato. Cosa è successo? Cavernolo. Yes. Ok. Venga qua. Okay. No, aspetta, la caverna significa perderci, però. No. Io non la seguirei la caverna. Io la seguirei la caverna. Io andrei sempre sotto. Creeper! Perché... Ecco. Come te sbagli. Seguiamo la caverna. La piscazzoli. Vedi? La piscazzoli. E qua sotto si scende ancora. La piscazzoli. La piscazzoli. La piscazzoli. Cosa stai facendo? Stai cercando di comprendere a che livello stiamo? Sì, 22. 22, ok. Se scendi ancora siamo a livello diamante. E sotto c'è della lava. Attenzione a donde scavis. Sì, capo. Scusami. Siamo a livello 11. Perfetto. Qua sotto c'è della lava, sì. Sotto di noi. Ma sai che cosa? La Peppa è il muro delle meraviglie. Sai cosa succede? Questo. Ma fa della luce naturale bellissima. Sì, e ti uccide. Già t'ha ucciso nella scorsa puntata. Allora, quella era perché c'erano le mucche, non è colpa mia. Abbiamo trovato la redstone per fare la bussola. Sì. Gli devo mangiare. Eccola qua. Mamma mia, siamo fortissimi. Sì, stiamo andando siamo alla già... città della luce. Se adesso trovassimo una mineshaft, però a questo livello dubito, sinceramente. È vero, dobbiamo ancora trovare roba per cavalcare. Per andare più veloci. Poi dovremmo trovare i cavalli, poi dovremmo trovare... Stavo per lanciarmi sotto a prendere roba. Grazie. Prego. Stavo proprio per farla grossa, hai presente? Tipo, figata! Save qua. Quit! Save the world! Noi tutti sti laviscazzoli non li avevamo trovati a Crafterstown? Sì, ci l'avevamo. Ce l'avevamo? Sì. Guarda Edoardo come minaccia la cobblestone col suo possente piccone. E comunque, 28esima puntata, 0 diamanti. Cioè, vero, raga, ne abbiamo fatti dopo 88 di puntate. Ma poi tipo 3 di mining. Sì. Ma perché non l'abbiamo mai cercato attivamente tranne io una volta. In un posto dove non poteva esserci. Ci siamo persi comunque per la cronaca. No. Oh, porca valetta. È bellissimo. Oh, cazzo. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono